Io ritengo che la morte è solo un passaggio su un altro piano, come ho detto prima, e quindi è utile per tutti prepararsi. Mi chiamo Samuele e ho 19 anni. Mi è capitato, per esempio, che mio nonno è mancato qualche mese fa, e in realtà non provo emozioni troppo forti perché personalmente credo un po' nell'esistenza di qualcosa dopo la morte, quindi nel contatto che c'è anche dopo la morte. La morte per me è una parte attiva della vita. Ogni giorno noi dentro di noi viviamo la vita e la morte, le nostre cellule muoiono e si rinnovano, le emozioni e i pensieri che nascono e muoiono costantemente. Mi chiamo Wapiti Azalea, ho 47 anni. Io mi chiamo Fringuello Papiro, ho 88 anni, ma la mia visione sulla morte è adesso, in questo momento storico del mio passaggio nella forma, è che è un altro modo di vivere. Per ora non temo, diciamo, perché non ci penso spesso. E poi, ora come ora, essendo giovane, la vedo un po' come quando deve arrivare, arriva, però non so, penso che cambierò la mia visione. Qua ad Amano facciamo anche una preparazione vera per come morire, tutti noi cittadini in diversi modi. Pensiamo che è importante avere questo tipo di cultura e preparazione perché morire coscientemente ci permette di rinascere anche con la coscienza. Mi chiamo Federico e ho 8 anni. Io mi immagino che può rinascere su un altro corpo, che può essere un'altra cosa che voleva essere. Sono conscio che il tempo davanti a me si accorcia ogni giorno e quindi devo approfittare di questo poco tempo che mi rimane ancora.